Nuovo passo in avanti per togliere l'onorificenza a Tito. La storica richiesta delle famiglie degli infoibati, delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di revocare il cavalierato di Gran Croce conferito nel 69 al maresciallo ha trovato esito positivo con l'approvazione di un ordine del giorno, primo firmatario il senatore Roberto Menia di Fratelli d'Italia, in Commissione Cultura del Senato, durante i lavori per redigere il disegno di legge per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe dell'esodo nelle giovani generazioni. Io ho introdotto questo ordine del giorno nel disegno di legge che interviene con modifiche proprio alla legge sul giorno del ricordo. È una cosa che è iniziato qualche mese fa, che ragionevolmente chiuderemo al Senato prima della pausa estiva o all'inizio della pausa estiva, poi passerà alla Camera. Io credo che prima del prossimo 10 febbraio noi avremo introdotto questa legge che finanzierà con 1 milione di euro i viaggi di studio alle foibe. L'ordine del giorno impegna dunque il governo ad attivare la procedura di revoca del cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone da parte del Presidente della Repubblica. A differenza di quanto fino ad oggi accaduto, sarà possibile attuare anche nei confronti di persone defunte l'atto di revoca di onorificenza per chi se ne fosse dimostrato indegno. All'epoca, essendo Tito il capo dei non allineati, si riteneva per ragione politica in Italia e nell'Occidente fare passare questo come un brav'uomo, nonostante si sapesse chi era. Ora il tempo è passato e mi pare che sia indiscutibile che Tito sia stato un criminale non soltanto nei confronti degli italiani, ma è quello che scrivo anche in questo ordine del giorno, ma per esempio quello che si è registrato recentemente con quella commissione che in Slovenia ha aperto più di 700 fosse comuni, quindi con 100.000 morti almeno solo nella piccola Slovenia, quindi su una parte della Jugoslavia, non fa che decretare quello che è vero, cioè che Tito sia stato un criminale. Una richiesta che negli ultimi anni è stata portata più volte alla ribalta anche dalle istituzioni locali, come ha fatto il sindaco di Piazza all'ultima celebrazione del giorno del ricordo. Togliendo il boia a Tito, la massima onorificenza di cavaliere di Gran Croce della nostra nazione che gli è stata attribuita nel 1969.